Have you told your friends that you see ghosts? Oh, absolutely not. Gina Rodriguez returns in Not Dead Yet. I'm back, baby! Who is up? Oh, she's the obituary writer. And Brad Garrett joins the brilliant ensemble cast. Titan, Maverick, Titan of all Mavericks. These are all words used to describe me. Baby, I got you shook. Not Dead Yet. Season premiere tonight, 8:30, 7:30 Central on ABC and stream on Hulu. E ora un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi, che il trono di spade spiega benissimo i traumi e che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia e scrivo di serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i grovigli vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace! Lo chiamerò Moriremo Tutti. Moriremo Tutti? Ma non era divertente? Moriremo Tutti! L'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita. Le chiacchiere se ne porta il vento, ragazzi. Bella, brava. Una canzone non banale, originale, sa ballare, sa cantare in varie forme, contemporaneo, alzando il tiro, abbassandolo, senza una pecca dal punto di vista proprio tecnico, pratico, perché quando fai tutte queste cose ti puoi scordare una parola, ti puoi inceppare, puoi sbagliare una nota. Niente, però allo stesso tempo non è la perfezione di un robot, perché c'è un rilascio emotivo grande, forte. Il discorso è che stiamo parlando di una ragazza giovanissima che fa il suo esordio a Sanremo su un palco del genere. Dovete capire che molti grandi calciatori non fanno mai il salto, perché non è solo giocare a calcio. E tu sai entrare in un campo con 40, 50, 60 mila persone e rimanere freddo? Quella è un'altra dote fondamentale. Questo è il concetto, che molti in allenamento spaccano, eccetera. Già Amici è un banco incredibile, vai tutti i giorni live praticamente e sei tutti i giorni comunque con le telecamere puntate. Ma Sanremo, tanti sono crollati, ragazzi, generalmente... Chi fa Sanremo dopo Amici è un'edizione di assestamento in cui fai la tua figura, fai quello che devi fare, però non è che dici vai lì, vai da favorito, barra te la domini, perché è questo che ha fatto Angelina Mango, che serata cover porta una cover del padre. Con un quartetto d'archi non ha bisogno del chissà quale featuring. Lei è al top in questo momento, poteva chiedere il featuring a chiunque, l'ha chiesto al padre, che non c'è più. Grandissimo artista, e questa è una risposta a tutta la gente che dà a questa ragazza della raccomandata, che per carità è vero, nel senso che ha avuto le occasioni per mille motivi, ma se le giocate da paura, cioè non è che dici lei arriva perché è raccomandata, lei arriva perché arriva. Questo è il concetto, e basta, ed è questa cosa che le dà anche la forza, secondo me, di mantenere il livello, perché è facile dopo un po' lasciarsi andare, chi te lo fa fare, cioè torni a casa, nel senso ti rendi conto che hai una vita comunque privata, ti rendi conto di tante cose, cioè non è che dice è necessario che io sia il prodotto di punta, e invece no, per esserlo devi portare un altissimo livello, e questo è ciò che ha fatto lei. Ma ti sentite la canzone? Ci sono degli sprazzi poetici veramente interessanti, sono degli sprazzi appunto contemporanei che sembra parlare appunto a un ragazzino di 16 anni. C'è tutto, è una canzone completa, è un viaggio, un trip, non è un singolino, strofa, ritornello, strofa, come hanno fatto i The Colors, poi ne parliamo, ma cioè nel senso non c'è niente di male, sono generi differenti. Questa ragazza per me è intoccabile, sono artisticamente innamorato di lei e forse non solo. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.